Ah, ragazzi, io sono Pera e oggi sono qui col terzo episodio di Tattiche Militari. E questo è un episodio speciale perché, come vedete, tratterò la mappa Operation Metro, che è forse la mappa più famosa di Battlefield 3 e la più giocata, credo. È la mappa che tutti hanno giocato nella beta di questo gioco e comunque è una delle più strette, delle più piccole, che favorisce gli scontri ravvicinati e anche delle più divertenti, a parer mio. Quindi quest'oggi analizziamo le caratteristiche della modalità corsa, ovviamente sempre in attacco, ricordandovi le nozioni base, che sono sempre quelle, a parte il piccolo fatto, diciamo che in questa mappa ovviamente non si troveranno veicoli, essendo una mappa solamente di fanteria, scontri tra fanteria. Iniziamo subito con descrivere un po' quella che è la prima base, cioè quella all'esterno subito della metropolitana. È una zona che fa parte di un parco e devo dire che questa è una delle, forse, dei punti un po' più difficili, forse insieme alla terza, perché non si sa mai quale delle parti, quali dei fianchi scegliere per andare a colpire il nemico. Questo poiché il nemico ha a disposizione tanti spot, tanti posti dove piazzarsi coi cecchini e inoltre tantissime coperture per la fanteria appena subito dietro la base B e attorno alla base A. Quindi comunque il mio consiglio sarà, prima di conquistare la base B, quindi cercare di venire o da destra oppure dal viale principale, anche se è quello di solito più bersagliato insieme alla zona a destra di A, venendo dalla parte però dei difensori, quindi i difensori tendono ad andare verso A e verso quella zona di A, oppure a stare sulla fascia centrale, mentre la zona di B è più o meno sorvegliata solamente dai cecchini. Una volta conquistata B, anche se ovviamente non sarà così facile, potete riversarvi su A o oltrepassando semplicemente i massi di fronte a B e cercare di venire anche un po' da dietro ai vostri nemici, quindi passando sotto il ponticello, oppure potete fare la strada, diciamo, un po' più improbabile, quella più difesa, che è quella proprio della strada principale, dalla quale appunto si poteva ancora attaccare B. Qualche volta si può rischiare anche di tentare un approccio da sinistra, quindi cercare la strada a sinistra più attaccata al muro verso A, però di solito è sempre difesa molto bene da postazioni di mitragliatrici oppure cecchini. Una cosa da dire prima di passare alla seconda base, ricordatevi di scegliere il giusto tunnel una volta conquistata la prima base e di uccidere gli eventuali cecchini che amano spiazzare dei segnalatori di rientro in parti un po' esterne della mappa e poi prendervi da dietro quando dovete entrare nei tunnel. A proposito dei tunnel, vi ricordo che è vitale non entrare nel tunnel più a destra, perché è un corridoio dove, appunto, come purtroppo ho fatto anch'io una volta, i nemici piazzano il C4 e amano piazzarsi nel corridoio e farvi trappole che si rivelano anche abbastanza distruttive. Ok, quindi passando alla parte della seconda base, la parte, diciamo, che è la parte più lunga, la seconda base,
perché si estende, diciamo, dall'esterno fino a quasi metà della metro. Io consiglio sicuramente di andare verso prima la zona di A, di fare prima la zona di A perché innanzitutto si può rivelare una buona tattica se viene eseguita velocemente, quindi stare sempre tutto a sinistra, prendendo il tunnel proprio a sinistra oppure in centro e poi spostarsi a sinistra e andare subito verso A perché probabilmente i nemici non se lo aspetteranno e poi andare su B. Perché ultimamente ho notato che su B i nemici, non so perché, tendono a fare più difesa. E, oppure, ovviamente, se notate che le difese sono più scarse su B, ovviamente cercate di prima di distruggere B, che è anche l'obiettivo più vicino, e poi di andare a trovare la vittoria su A. Per la terza zona, anche se non ho detto molto sulla seconda zona, mi spiace molto, ma come volevo dire in questo episodio, comunque diciamo, queste tattiche non è che siano dei dogmi, ovvero dei principi, uno può attuarle sempre in ogni partita, ma solamente a seconda variano, no? A seconda uno bisogna interpretarle, stavo dicendo, a seconda del nemico, della forza del nemico e di come si dispone sulla mappa. Quindi, parlando della terza zona, vediamo. È la zona più divertente a parer mio perché sono spazi veramente piccoli, è una zona molto 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 piccola e quindi gli scontri a fuoco sono ravvicinati e caotici, però consiglio sempre di andare verso B, che è la base sicuramente più difficile da prendere, perché A si può lasciare sempre per seconda, quasi in tutte le basi, credo, e andare a piazzare più tardi, essendo anche un po' più facile da raggiungere quando si ha una base sola. Una volta conquistato B, si può tranquillamente andare ad esempio qui in questa zona dove c'è un casolare e da cui si possono prendere in squadra da dietro i nemici e poi piazzare su A sarà molto semplice. Maledetto carrello dalla finestra, non so se lo sentite. Comunque, passando alla quarta zona, e questa secondo me è anche una delle più interessanti perché è una delle più larghe, quindi si può diciamo si possono attuare diverse tattiche. La prima è quella di andare sul fianco destro. Salire e conquistare la casa sarà un punto fondamentale di questa zona, perché se avete la casa avete una buona vista sulla zona di B e anche sulla zona di A, quindi sul reparto interno. Inoltre potete sempre da un momento all'altro piombare giù e veloci come i falchi andare a piazzare la carica su B. Quindi una volta che riuscirete a piazzare B, anche se probabilmente non ce la farete alla prima volta, avete sempre la possibilità, se notate che dalla parte centrale sia abbastanza ostica la cosa, avete la possibilità di andare sia da destra che da sinistra, è quello il bello, diciamo, di questa base. Da destra i nemici opporranno, credo, meno resistenza forse, oppure dipende comunque da partita a partita, perché anche come vedete ad esempio in questo punto i nemici comunque erano ben piazzati su B, anche perché era comunque l'ultima base. Ovviamente se avete anche A da distruggere, i nemici cercano anche di fare una mediazione su A e probabilmente B sarà un po' più scoperta. Mentre se voi riuscite a passare da sinistra, e la zona dovrebbe essere addirittura anche più libera, una volta magari che A è stata distrutta, anche se io reputo che sia molto facile distruggere A, perché è molto vicina alla zona centrale, quindi basta sfondare in 2, 3, 4 persone, vi mettete d'accordo e fate la vostra squadra, e una volta entrati ad A sarà ben facile difendere la carica. Quindi potete subito andare da sinistra e se la vostra squadra è ben piazzata sarà semplicissimo anche riuscire a conquistare B. Quindi io
le cose che abbia detto siano state chiare e che non abbia saltato troppo, anche se mi rendo conto che in alcune zone si poteva dire di più. Però, ripeto, mi sono reso conto che in molte delle partite che ho disputato in cui cercavo di applicare queste, non so, delle tattiche, di trovare delle strategie, ho visto che dipende molto da partita a partita ed è molto soggettiva, dipende tantissimo dall'abilità dei vostri amici, quindi diciamo, ecco, perdonatemi. Quindi, come al solito vi chiedo di prendermi un secondo per lasciare un mi piace. Un commento con la prossima mappa che vorreste vedere nel prossimo episodio di Tattiche Militari e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!